Berlusconi da forfè, c'è come previsto invece Adriano Galliani in tribuna per Arezzo Monza, la partitissima particolarmente attesa in città anche per testare il momento di forma della squadra di Di Donato contro quella che è stata una macchina quasi perfetta fino a questo momento, il Monza. Di Donato che inserisce Ceccarelli in difesa, minuto di silenzio per ricordare Squinzi, recentemente scomparso, il patron del Sassuolo. Si parte con un Monza che è davvero uno squadrone anche a leggere i nomi dei giocatori che sono in panchina. Chirico prova il cross al volo, Pissardo dopo due minuti libera così, poi ancora Lepore, il pallone che arriva per Finotto, mette in mezzo e c'è la carambola che porta in vantaggio il Monza sulla respinta di Pissardo. Brighenti se la trova davanti e dunque il Monza è già in vantaggio dopo due minuti e mezzo. Fanno festa i tifosi della formazione di Cristian Brocchi. Rivediamo Lepore che mette dentro per Finotto, cross di Finotto, Pissardo tocca addosso a Brighenti e la palla è in gol. L'Arezzo che prova a reagire con Volpicelli, in due tempi se la cava la Manna. Ancora un pallone avanzato per Finotto, posizione regolare, Finotto in diagonale. Pissardo salva tutto, dal calcio d'angolo batte Lepore, tutto solo, incredibile! C'è il gol di Palazzi, che è stata la scelta a sorpresa di Brocchi prima della partita, seconda presenza in campionato per Palazzi. Qui è davvero incredibile come sia stato lasciato completamente solo all'interno dell'area di rigore di poter arrivare e battere. Vedete Lepore, Palazzi vuoto nell'area di rigore e Palazzi segna. Belloni non si capacita del motivo per cui non era marcato. Luciani calcia sul fondo, Luciani schierato in posizione più avanzata, ci riprova un'altra volta e stavolta è decisamente più pericoloso, la palla però è sempre fuori. Ancora un calcio d'angolo, stavolta lo batte Chirico, pallone molto profondo, Brighenti, arriva lui di testa, poi c'è questa salita improvvisa di Sampirisi, dentro Brighenti, il velo, Finotto, la respinta di Pissardo, insiste il Monza, ancora Finotto, l'azione prosegue, Lepore, parte il traversone, messo fuori da Nolan, al volo Fossati, ancora Pissardo e Sampirisi, trova il pallone sotto la traversa. Al 32esimo il Monza in vantaggio 3-0. Risultato davvero roboante. Monza che era andata sullo 0-3 dopo il primo tempo anche lunedì contro la Juve Under 23. Qui la corta respinta di Nolan, il tiro di Fossati e poi Sampirisi sotto la traversa. Per Sampirisi come anche prima per Palazzi, primo gol in campionato. Foglia va al cross, Gori non ci arriva, è arrivato invece Nolan a colpire di testa. Poi insiste Finotto, la respinta che è corta di Pissardo, irrompe nell'azione d'Enrico e fa il 4-0 al 43esimo. 43esimo, 4-0, pesantissimo risultato in soli 43 minuti. L'Arezzo crolla sotto i colpi di questo Monza che davvero ha tante armi. Qui siamo nel secondo tempo, è entrato Armellino che va al tiro, un secondo tempo di pura gestione della partita, accade davvero poco qui sul disimpegno errato di Sampirisi, Cutolo per Gori, sinistro, pallone sul fondo. Poi entrano vari giocatori nel Monza così come nell'Arezzo, ma la gara non cambia la propria sostanza. Monza che non sembra infierire, qui Chirico finta il tiro, poi lo prova Pissardo. Ci sono dentro Marchi, Gliozzi che sono entrati, Marchi al volo, pallone alto, l'Arezzo che cerca in qualche modo di reagire con Di Donato che ha messo dentro tra gli altri Caso e Tassi, Cutolo dalla distanza, questa sì è una bella cosa, palla larga. Marchi qui forse controlla col braccio, poi calcia, grande chance per il 5-0, Pissardo bravo, Pissardo uno dei pochi a tenere in questo pomeriggio, davvero scioccante per l'Arezzo, si sapeva che il Monza era nettamente più forte, ma nell'Arezzo è mancato tutto dal carattere, anche dall'attenzione, come hanno dimostrato alcuni gol subiti, insomma giornata da dimenticare, un passivo insomma roboante in casa, un Arezzo che adesso dovrà riprendersi, dimenticare queste scorie, perché adesso c'è il derby con il Siena. Qui il momento di confronto con la curva. Innanzitutto chiedo scusa a tutta la città, a tutti i tifosi che sono stati
ancora una volta unici, perché ci hanno tifato all'inizio alla fine in una partita veramente non semplice da fare, perché per quello che abbiamo fatto il primo tempo era veramente dura a sostenerci. E non mi è piaciuto l'atteggiamento, abbiamo sbagliato l'approccio, perché le partite si possono perdere, però c'è modo e modo di perdere le partite, e questo non mi è andato giù. Non mi è andato giù perché, come avevo detto alla vigilia, tu dovevi affrontare una partita con il fuoco dentro, una partita che dovevi vincere ogni singolo duello, almeno sul piano della corsa, dell'intensità e della cattiveria. Questo non è avvenuto e abbiamo subito la forza di questo Monza, che è una squadra di una caratura impressionante. Basta vedere che le prime tre volte che sono andate giù ci hanno fatto tre gol, quindi questo non doveva accadere, ti ho detto, è tutta questione di intensità. Oggi, specialmente il primo tempo, siamo stati timorosi, abbiamo avuto paura della loro forza e abbiamo subito.